Ma Miranda, questa bellissima colata di cemento che valorizza il nostro, le nostre mura di cinta, siccome mi piacevano perché erano antiche, troppo vecchie, forse anche male restaurate, allora gli hanno fatto vicino una bella colata di cemento che rivestiranno in legno pregiato, sì. Forse tech, e quindi con palissandro. Allora noi restiamo ammirati da questa bellissima idea, da questa bellissima opera che valorizza tutti i nostri centri storici, certo. La nostra i collegamenti col festival, la nostra bella rocca, tutto questo è bellissimo. Noi siamo, ci complimentiamo con quelli che serve? Ma sì, che cazzo non la ci fanno? Ma no, ma questa è la scala mobile che fa su quella arriva. In questo modo si fa? Brutta cucina, più brutta cucina. Ma in questa colata di cemento che si fa? Ah, non si sa, questo no, ma qui arriveranno da tutta Italia a vedere il cemento. Sì, prenderanno spunto perché copriranno tutte le opere antiche con queste bellissime colate in cemento, tutte colorate, blu, verdi, vedi, che si adatta all'ambiente. C'è anche il ferro, No, ma le cose antiche ci sono dappertutto, hai capito? C'è bisogno del moderno, certo, di qualcosa che segni il passaggio del tempo, esatto, che lascia un nuovo strato storico. Sì, come diceva il mio amico, io con tutti i campi sportivi ci farei dei campi coltivati a pomodori e cose, perché sono irrigati. Ecco. Forse questi l'hanno sentito. Può essere. E allora gli è piaciuta questa idea. Comunque, una cosa che a me preoccupa è, non puoi aumentare la possibilità di raggiungere il centro, ma i turisti come si aumentano se non vai a cercarli, se non crei condizioni che li invoglia a venire a Spoleto? A che serve? No, ma questo è un incremento al turismo, perché io credo che quando si diffonderanno le fotografie e le immagini di questa cosa, tutti saranno incuriositi da venire a vedere. Tipo in Cipriano hanno fatto una cosa tipo Le Corbusier, è moderna, tipo Le Corbusier, materiali indistruttibili, costeggia le mura ciclopiche, tutte vanno su per le invalenti. Sì, sì, vedi, bellissimo, le rupe. E di là che è allora che l'hanno camminamento? Ah, dentro e fuori? Ma quello dentro? Dentro, un pezzo dentro e un pezzo fuori. Ah, grazie, una nocciolina. Una nocciolina, grazie. Buone. Grazie. Buone e tradizionali. Bene. Grazie. Capito? No, ma comunque è molto preoccupante. E allora questi ragazzi che anche veramente la mancanza di interesse della gente di Spoleto, che trovo molto preoccupante, se non gli importasse niente. Ma cioè sono convinto che la gente è molto preoccupata e non si esprime. Non so eventualmente a che punto passiamo il limite di quello che la gente accetta. Domanda. Il problema è che una volta che l'hanno fatta, che gli facciamo?